13 giugno 2023, mi trovo qui con il amico mio Renzo. Non dirgli dove siamo. No, no, non diciamo dove ci troviamo per privacy. Il posto è misterioso, una torretta misteriosa. E adesso non si sa dove. Ci esplorerò all'interno, al suo interno, anzi, farò questa esplorazione. E mentre Renzo guarda fuori e se fa una fumata, guarda un po' che panorama mozzafiato qua che c'è, guarda la monnezza, la mondezza dappertutto, va, che roba, che macello. L'anno scorso ho pagato un ragazzo, gli ho dato 50 euro per pulire qua, ha raccolto 3 sacchi di roba, pensa tu. Dopo non l'ha buttata tutta questo, roba. Questo diventa, l'ha messa fuori e sono passati quelli del comune. Ah, sì sì, certo. Perché adesso sarebbe già da rifare, ma questo qua non c'è più, porca miseria. Ah. Guarda un pezzo di colonna. Che macello, guarda. Che disastro. Guarda. Forse... che schifo. Continuano a buttarci della roba. Perché io qua ci ho già seminato dei fiori. Mm. Però qua hanno tagliato e non si vedono. Più avanti si vedono. Ah. Perché qua voglio farlo diventare un paradiso. Fai bene. Ho portato i semi dall'Irlanda, ho pagato 30 euro. Ah sì? Sì. I semi dei fiori? Semi dei fiori selvaggi, cioè tipo narcisi, papaveri, margherite. Ah, che bello, ho capito. Perché così aiuti la natura, le api vanno lì, eccetera, diventa un paradiso. Infatti c'ho anche un video che avevo fatto in Irlanda, angolo di paradiso. Sì. Con tutti questi fiori bellissimi di tutti i colori. Che bello. E voglio farlo anche qua. Bravissimo, bravissimo. Hai capito? Mm. Solo che hanno tagliato e hanno... Vedi Renzo che belle idee che c'ha. E poi mette pure in pratica, non è che si ferma nelle idee. No, poi l'anno prossimo pianto anche la frutta. Ah. Alberi di frutta, ulivo, che ne so io. Sono venuto apposta. Qui quindi è recente che hanno tagliato l'erba, sennò era un macello. 10 giorni fa. Ah. Ora un po' che sentiero stretto. Va giù tutto, va giù, a zig zag. Pare il sentiero del zio Rico, buon'anima. Questo qui. Guarda un po' che bei fiori. Chissà se profuma sti fiori. Guarda, guarda che roba. Puzza, oh puzza. Ma quante farfalle bianche là. Grosse. Grosse, grosse. Visto? Sì, visto, visto. Qui ci sarà un canile lassù, da quella casa. Sì. No, c'hanno di tutto di più, capre, cavalli. Eccolo. De quant'è che... è pieno di asparagi anche. Ah. E poi l'anno scorso c'era anche un capriolo. L'hai visto che correva? Un giovane, sì. Allora qua si può passare anche di qua, però questo va all'unga. Ah. Io passo di qua, però bisogna stare attenti. È meglio mezzo al bosco. È un po' ripido. Che bei fiori. E lui vedrai più avanti. Ma poi devono ancora crescere, quelli che ho seminato io. Tra un mese o due. Ah, li ho certo. Seminati dappertutto qua. Tra un mese o due. Quindi queste sono le piante degli asparagi. Non lo sapevo. Sì. Ma ne raccolgono mazzi, eh. Allora, quella signora lì aveva speso un mucchio di soldi. Praticamente la signora è morta. È morta. E la casa è stata abbandonata e presa allo sfascio. Vedi qua, portava fino giù alla strada. C'è la fermata dell'autobus. Questo era tutto è tutto privato. Pensa tu. Poi ha comprato uno, ma non gliene frega niente. Che abita a Santa Maria degli Angeli. Ma pensa. Vabbè, me levo le lappe. Già cominciamo con le lappe. Ma adesso detto questo, loro sanno dov'è, ma chi se ne frega. Tanto. Ci vanno tutti. A parte che chi è che mi segue a me stanno in Cambogia, stanno tanto lontani. È difficile che venite oltre a fare atti vandalici. No, ma a parte che qui non ce n'è. A parte che hanno preso tutto, hanno rotto tutto, spaccato tutto, sì. Ormai c'è poco da fare. Ma io comunque ha fatto questo passaggio qui in pietra addirittura. Sì, sì. Pensa tu, ma sta signora. C'erano anche le luci, Attenzione alle spine. Di quant'è che è morta? Ah, 4-5 anni fa. Vedi come cambia le cose. Comunque 2 anni fa era intatta. Eh.
Mi ricordo il video, mi ricordo, era proprio intatta. Dentro una casa, dentro una torretta, pensa che bello. Che bello, quanti papaveri. È bellissimo questo stradicciolo di pietra. Quest'angolo qua, che è più riparato, vedi, sono cominciati a crescere di più. Guarda, sì, sì, spettacolari questi qui, belli. Wow. Che meraviglia. Anche questo. Quando cresceranno anche gli altri. Vedrai che spettacolo. Guarda, la farfalla che vola. Ecco. Le scritte ho fatte io. Ah! Oh, è un gecko! Ho visto. Guarda tu, le scritte, non vandalizzate. Il karma vi punirà. Hai fatto bene a scrivere così. Allora, ascolta, tu dopo vedi sopra e vai sul tetto. Sì. Poi richiudi però. Certo. Io ti aspetto qua, dai. Vabbè. Che mi faccia una fumata. Vabbè, a posto. Fa come ti pare, come sei abituato. Sì. Fa un bel bucaccio. Guarda, l'aria condizionata, dusti. Ormai hanno spaccato tutto. Lei è sempre aperto, io chiudo e loro aprono. Niente, ci vanno sempre dei ragazzini a vandalizzare. Tutto chiudo perché fanno marcire tutto. Se marcisce tutto. Ci piove dentro, porca. Chi pure si è rugginito tutto. A parte che due piai guanti, a parte che c'è poco da toccare. C'è da toccare niente. Senti che puzza, oh. Puzza le cagate del picciù. Guarda, la sedia l'hanno sradicata tutta, guarda lì. Ma quella la stavano puzzando, l'ho tirata via da fuoco io. Dai, apposta è tutta rovinata. Mamma mia, volevi bruciarla dentro lì, vedi che una l'hanno spaccata, l'hanno buttata dentro il camino. Chi l'hanno spaccato? Guarda che roba, oh. Te guarda che casa, no? Tutta sulla roccia della montagna. Qua chissà, dentro su cornicchio, sottoscala, il sottoscala c'è lo specchio lì. Lo specchio della camera. Qui c'è un cuscino sbudellato, c'è il, vedi, c'è la gomma piuma strappata, vedi, tutto per terra, tutti i pezzi di gomma piuma. Che disastro. Lì c'era l'aria condizionata, vedi? Sta signora, vediamo un po' qua. Guarda un po'. Adesso vado sopra la torretta. Qui c'è tutti i pezzi di gomma piuma, hanno sbrigato tutto. Qui è la cucina. C'era la cucina, tutta componibile. E chi puzza di picciò però qui dentro, puzza di cuoricini e di escrementi. Guarda un po' che lavandino lungo a due buche, e però c'è tutto il piano cottura, c'è il forno, vedi, guarda che roba, guarda che cucina. Adesso ovviamente è tutto rotto, l'hanno staccato tutto da lì. Ha un po' che belle travi qui tutte e anche ci hanno messo la ricopertura di quella plastificazione del legno in modo che lo fa durare più. Ma un po' le scale è molto alte, eh? È molto alte, vedi, va su tutto, chi rimbomba, le scale rimbomba. Qua c'è sempre tutte gomma piume spaccate, strappate. Guarda lì, una miseria. Chi c'è? Guarda un po', chi in due che dormiva la signora? La signora contessa dormiva qui, guarda un po' che baldacchino antico. Questo dell'anteguerra, questo qui è del 1901. Porca miseria, quanto è antico sto baldacchino. Che antichità. Cos'è, dell'esorcista questo qui? Che mobile qui, un settimino. Questo è un settimino antichissimo. Qui ci aveva costato 2000 euro andare a comprare. Era un pannolì. Un pannolino smerdato, guarda, c'è uno sbocco di escremento. E dopo qua il taccapagni, l'armadio qui antichissimo, sbregato, ovviamente hanno spaccato il coso, la portiera. E qua cos'era? Un coso, un fiore? Oppure le luci, mi sa che erano le luci queste qui, che sembra conchiglie. Adè, qua, di qua c'è il cesso, il gabicesso, e le bello il successo, fa un po' vedere. Le bello successo! E guarda il bocca se doccia chi. Un po'. Se metteva chi, se incornicchiava ante su cornicchio, che c'è dopo le scale, chi hanno tolto le mattonelle, vedi? E la caldaia Ocean a 5 verificato. Vedi? Il cesso qui ormai non c'è più niente, non c'è più l'erogazione dell'acqua, niente. Lo spazzolino della signora, nuovo nuovo. De zio Alberto, guarda un po', questo qui cos'è? Il coso lì, il dentifricio, la carta igienica ancora è lì,
e il porta saponette lì, il batticolo esterno del muro, però è belle le mattonelle, eh? È belle, qui c'è il parquet, va, c'è il parquet, e adesso andiamo di sopra, nella torretta, guarda, guarda che scale alte, guarda, guarda lì, tutto un cornicchio, però c'è una casa proprio completa e totale. Ehi, guarda chi, oh, chi c'era la sala, chi c'era la sala? E mi ricordo quando Renzo mi ha fatto il video che è bucato qui, era intatto il luogo. Adesso è tutto rotto, guarda lì, hanno sbrigato tutto, apposta dentro il suo cuscino c'era la gomma piuma che è cascata di sotto. Chi ci hanno cagato, ci hanno cagato. Dopo un armadio, un settimino, chi cosa c'era? I libri, c'era la biblioteca. Guarda, dopo c'è la cappa fumaria del camì, de rame, che delusso successo qui, e lavandì stile lapide di cassa da morto. Dopo qualche due ha fumato, ha spento lì la sigaretta. Vedi, questo qui è un altro bagno, due bagni, oh, doppio servizio. Guarda un po' le mattonelle qui a lapide, le belle queste. Questo è marmo, porca miseria, che box doccia qui. Quindi c'aveva l'imbarazzo della scelta quella vecchia, se poteva lavare sia di sotto ante col cornicchio e sia qui dentro, successo. Che specchio antico, pare una cazzarola quel lavandì, pare una cazzarola, guarda un po'. Chi c'è il parquet e poco, tutto rotto qui, la finestra, hanno sbregato tutto, però noi l'hanno fatta a paccare pure il vetro esterno, vedi? Noi l'hanno fatta, hanno paccato pure solo quello interno. Adesso vado su tutto questa scala di ferro, adesso vado su tutto, vedi, guarda, chiudete stronzi, ce l'ha scritto Renzo, mi sa, chiudete stronzi, vedi? Sennò se marcisce tutto, è tutto allo sfascio, sennò. Se no si rompe tutto, povera casa. Ti rendi conto con la signora? Con la signora ha fatto questa casa qui, l'ha costruita tutta ben bene. E tutto allo sfascio, ed è andata a finire. Guarda, eh. E l'oblò, vedi, l'oblò lo tieno. Dopo c'è la ricopertura del tetto. E vedi il cappotto del tetto, in modo che tiene bene. Oh, guarda lì che panorama, oh! Che panorama! Non ci si può credere, guarda la torre che... L'ho ripresa pure prima, dopo le montagne e dopo un tempio, là una cappella del cimitero, vedi? La cappella del cimitero, dopo qua tutto il campo, la roccia, vedi la roccia? Come sta casa, la torretta è appiccicata e è fusa sulla roccia. E gli piaceva quella signora e la casa sulla roccia. Poi nella torretta qui si poteva spandere i pagni, vedi che c'è le luci, le luci praticamente queste qui a plafumiera, e hanno fatto la traccia lì, vedi che l'hanno sigillata la traccia, ha fatto le luci, la canna fumaria lì, e qui si poteva mettere con le sdraie di fora a vedere tutto sul panorama, i tramonti e tutto. Però la vita sua di questa povera vecchia tramontata, e adesso è nata in cielo, sta nell'altro mondo, non gli serve questa casa, e quindi è allo sfascio. Adè vede altre panoramiche molto più ampie. Eterno riposo, donna a lei, oh Signore, risplende a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Guarda, guarda che roba, oh, dopo è venuto di su a fumare rotta di collo e a spaccare tutto. Le alto, e nami se mi pia le vertigini, chio. Le alto chi? Le alto chi? Adè mi piego le gambe, sennò casco giù tutto. Casco giù tutto, guarda, oh. Le alto. Porca miseria, quanto è alto! Però me se zoom, cos'è sto obiettivo? Porca miseria, quanto è alto! Mi pia male, mi pia le vertigini! Quanto è alto qui! Io, se ero la vecchia che campava di più, facevo rialzare sti cosi qui, o sti muri, li facevo alzare a misura mia, sennò cascavo giù tutto ogni volta che mi affacciavo. Cascavo giù tutto, ed è fa un po' andare a vedere oltre qua, guarda lì c'è il buco di scolo e poi lì sicuramente il tubo dell'acqua due ne fa il tubo dell'acqua. Adesso io qui mi piego, se no casco giù tutto. Aspetta, le alto qui, fa un po' vedere in due Renzo, si vede Renzo in due? Non si vede più, mi pare. E nammi, sai quanto è alto sta torretta? Lo sai che è 2 anni che volevo sperimentare sta casa di sa donna, puretta buonanima.
però non l'ho fatta mai a venire oltretutto perché c'avevo impegni per privacy, non ho potuto. Aspetta, guarda un po'. Guarda un po' che ferro zincato, che se sta arrugginì pure questo. Vabbè, devo chiudere, ci hanno messo un pezzo di legno qui, però c'è poco da mettere il pezzo di legno, se si deve chiudere. Che me va che casco giù tutto, aspetta. Chiudiamo qui. Ecco, adesso ci. Adè è chiuso, però non è chiuso mai perché si è sbregato. Tanto lo blò, ci vuole la manutenzione in tutti i luoghi, perché se i luoghi rimane abbandonati non c'è manutenzione, non c'è niente da fare. Fammi pure vedere qui, c'è le scale, una puzza qui dentro che impesta, tutto puzza di fradio, di marcio, di muffa, impesta. La lapide del cimitero dei zombie, adesso è zumbata quella povera donna. Vado giù tutto e vediamo un attimo con il programma Le Voci Bianche se qui di notte Gustavo veniva a sperimentare. Adesso voglio vedere col programma cosa si può vedere, sentire. Allora, eccolo qua, Ghost Hunting. Ecco, guarda un po', questo è il programma Le Voci Bianche se c'è l'entità di quella donna, se è rimasta legata al materialismo. Quindi vediamo se è qui dentro. Vediamo se è qui dentro. Guarda, pure il parquet e il cesso. Qui non c'è in questa stanza, ti vedi? È bassa la frequenza. Adesso vado di sotto, forse di sotto. Sono venuto qua, chi c'è? Sei qui? Eterno riposo, dona a lei, o signore, risplende lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. E qui, sta venendo su. Sei qui, te sento, sa. Guarda un po', è qui. È venuto su tutto. Allora è rimasa impregnata in questa dimensione, però è invisibile. È venuto, guarda. Sei qui. Non te rompo niente in questa casa, però tanto già è tutta sfasciata. Allo sfascio, allo sfatacascio. Guarda lì, forse ha messo ste mattonelle di marmo perché sapeva che doveva decedere, doveva essere defunta, allora le mattonelle delle lapidi se ci si messa. Sei qui dentro qui sul cornicchio? Guarda, true, guarda. Guarda, è qui dentro, si è nascosta qui dentro. Te vuoi fare una doccia, te vuoi fare? Sì, è qui. Non puoi vedere, guarda un po'. Guarda un po', adesso chiudo la porta. Adesso mi chiudo dentro, voglio vedere se mi chiudo dentro. Non mi si chiude perché c'è sta poltrona anni 50 che non mi fa chiudere. Non mi fa chiudere la porta. Guarda un po' che è alto. È venuta su. Gliel'ho chiesto, è venuta su. Guarda che roba, adesso vado giù qui. Vieni giù a me, chi? Vedi, la frequenza è bassa, era lassù. Adesso forse viene giù. Guarda un po' il baldacchino dell'esorcista qui. Chi? De Dracula, Chi era la donna Dracula, chi? Era Dracula. Fammi pure, vedi? No, chi non c'è, vedi? È bassa la frequenza, forse sta a venire giù. È di sopra. Eccola, va. L'ho sentita. La sento. La percepisco. Sei qui? Screening, chissà cosa vuol dire. Guarda, ha messo la lampadina ecologica qui a basso consumo, però se lo sbatte il basso consumo, se tanto è dall'altra dimensione non ci fa niente con la luce, ci può stare pure di notte. A posto, io stacco Le Voci Bianche, quindi l'entità è rimasta qui dentro e è rimasta legata al materialismo, però adesso non gli serve più a niente, pertanto non può fare niente per la manutenzione della casa e che tanto va allo sfascio completo e totale, purtroppo. Io lo blò, l'ho chiuso. Adesso chi è chiuso, senti che impesta. Qui il citofono, vedi? Praticamente c'era due entrate indipendenti, sta casa. Una di là, due che mi ha portato Renzo. Qui, vedi che c'è la porta aperta, adesso la chiudo. E poi c'è un'altra entrata di sopra, in questo cortiletto qua sopra, a posto. Adesso chiudo qui, a posto. Però non è aperto di sopra? L'oblò l'ho chiuso, la porta è chiusa di sopra. No, ma era aperta. Dalla camera è chiusa la porta.
È chiusa, è chiusa. No, la botola. La botola era... Dove sei andato tu? Con un pezzo di legno. Ah, ce l'ho messo io. Allora, meno male. C'è il pezzo... Oh, devo venire qua ogni 2-3 settimane è tutto un continuo. Perché aprono. Poi ha piovuto un macello. Ah, sì? Ha piovuto qua? Miseria. Quando ha piovuto, Renzo? Qua ha piovuto tantissimo. Oh, infatti io mi fa piacere, perché è tutto secco, visto. Tutto secco tutto. Certo, ma ho visto tutto secco dappertutto. No, qua è piovuto parecchio. Ah, hai visto però qua che è chiusa la porta? Sì. No, ma è la botola che è importante. La botola l'ho chiusa. E volevo un attimo sperimentare nel lato. Oh, ma lì c'è quanto è alto? Sì, è altissimo. Ma ha fatto brutto lassù, Non la facevo a sporgermi. Perché è basso, capito? È basso da sopra. Per me è basso. Se io mi piego, casco giù. Mi sfracello, guarda lì che pietra bella, saturetta. Qui ha restaurato tutto completamente quella donna. Sì, c'era tutto, alla perfezione. Alla perfezione, quanti soldi avrà speso? 200.000 euro minimo. Minimo. Tu. Pure di più. Voglia. Pensa tu. Però guarda, basta pochi anni che... Va tutto a rotoli, va. Tutto a rotoli. 5 anni di abbandono, cos'è che hai detto? 4 o 5? 5 anni d'abbandono più o meno. Tutto a rotoli, tutto allo sfascio. Sono 2 anni che ci vengo. Sempre peggio trovi. Allora, da qui è tutto e vi faccio salutare al grande Renzo qui presente. Ma andiamo a fare un giro in centro. Sì, però video a parte. Fine. Andiamo a trovare Acutis. Ciao.